Buon mercoledì 15 maggio. Gesù formula una preghiera al Padre, volge gli occhi al cielo e chiede che il popolo che abita questo nostro pianeta sia custodito all'insegna di una unità con lui, con il Padre, così come il Padre e il Figlio sono in una unità. Facciamo molta fatica a rappresentarci come specie che è popolo, nella complessità, ma nel vissuto di una unità, di una interconnessione che ci pone al servizio e alla salvaguardia del pianeta. Ma ascoltiamo le parole di Gesù che sono intense e che chiedono al Padre che noi possiamo essere custoditi, abbiamo bisogno di essere custoditi e questo è un invito implicito ad abbandonare qualsiasi posizione supponente, egocentrica e autoreferenziale. Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodisci nel tuo nome quello che mi hai dato perché siano una sola cosa come noi. È una formulazione molto semplice, ma di intenso significato esistenziale ed antropologico. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome. Vedete, Gesù ancora una volta sottolinea come non agisce nel suo nome, ma nel nome del Padre. E noi stessi dovremmo essere capaci di entrare in questa logica, di agire nel nome della trascendenza, non del nostro egocentrismo e della nostra autoreferenzialità. Quello che mi hai dato. Allora, e li ho conservati. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome. Quello che mi hai dato, non quello che posseggo da me, quello che mi hai dato. E li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto. Anche qui vi è una formulazione che ci deve sollecitare a non sprecare nulla, a non lasciare nulla di perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Anche laddove c'è stata una perdita, quella rappresenta la perdizione prevista dalla scrittura. Che altro significato non ha se non l'evidenziazione che le nostre contraddizioni sono contraddizioni di perdizione. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Anche qui vi è un passaggio fondamentale, vedete? Non si costituisce un regno della mondanità. Si acquisisce semplicemente una parola rispetto alla quale la logica della mondanità si opporrà in maniera anche estrema, fino alla persecuzione, fino alla violenza, per mettere in silenzio quella parola di liberazione, perché essi non sono nel mo del mondo, come io sono, come io non sono del mondo. Vedete, poco prima ha detto sono nel mondo, e qui precisa, non sono del mondo. Noi stessi siamo nel mondo, quindi dobbiamo prendere atto della nostra incarnazione. Non è un invito all'astrazione trascendentale, ma all'immanenza nella trascendenza, che significa essere nel mondo senza però essere del mondo, delle sue logiche di potere, di violenza, di appropriazione, di giustizia. Non prego che tu li tolga dal mondo. Vedete, non è questo lo scopo, quello di custodirli.
costituirli in una dimensione altra dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno, cioè dalla mondanità, dagli aspetti divisivi, dalla violenza del potere, dalla seduzione del denaro. Ne abbiamo sotto gli occhi tanti tragici esempi. Le guerre sono semplicemente e tragicamente le condizioni attraverso le quali piccole o grandi oligarchie cercano di arricchirsi a scapito del rispetto della vita. Non hanno, le guerre esprimono la mancanza di rispetto per la vita. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Consacrati nella verità. Ci sono tre passaggi fondamentali. Essere concretamente e radicalmente nel mondo come soggetti capaci di testimoniare la salvaguardia del creato. Un grande compito e una grande responsabilità, ma senza in nessun modo soggiacere alla logica della mondanità. Non apparteniamo al mondo, viviamo nel mondo, ma non siamo schiavi della mondanità e siamo inviati nel mondo. Siamo lì a star fermi a guardare quello che succede. Siamo chiamati a essere testimoni, pellegrini sulla terra. È un brano del Vangelo particolarmente intenso che ci riporta proprio alla dimensione della nostra appartenenza al mistero della vita, alla parola che si è fatta carne. Siamo consacrati in questa dimensione di cammino terreno con lo sguardo rivolto in avanti, nella disponibilità a essere protagonisti e testimoni di giustizia, pace, libertà e salvaguardia del creato. Ce n'è un grande bisogno. Buona giornata a tutti e a tutte.